Ciao ragazze, oggi registro il video sui prodotti terminati durante il mese di gennaio. Se sentite dei rumori molesti, non preoccupatevi, semplicemente qua fuori c'è una bufera. Ultimamente il tempo fa abbastanza aree, quindi se sentite dei rumori molesti è per questo motivo. Video sui prodotti terminati durante il mese di gennaio, come sempre video in collaborazione con la mia amichetta Betta Bella qui su YouTube, alla quale mando un bacione, e qua sotto nell'info box vi lascio il suo link, il link del suo canale YouTube e del video in collaborazione con il mio. Devo dire che questo mese, durante il mese di gennaio, ho smaltito abbastanza cosine, anche qualche prodotto di make up, quindi parto subito. Partiamo subito dalle cose meno interessanti, meno succulente, infatti vi mostro i miei soliti dischetti struccanti. Questi qui sono del marchio Isere, li acquisto alla Lidl per 89 centesimi e sono 120 dischetti. Sono esattamente i soft cotton pads e sono quelli con microfibra. Hanno una parte totalmente liscia e l'altra parte invece è a nido d'ape e vi permette di rimuovere efficacemente il trucco. Lo sapete, mi trovo benissimo, sono i miei dischetti struccanti preferiti che ogni volta vi consiglio perché sono ben cuciti, non si sfaldano, non perdono pelucchi in giro per il viso, li trovo morbidi, compatti, abbastanza sottili, quindi per me sono promossi e ogni volta li termino e li riacquisto, quindi promossi e consigliati. Poi, altro prodotto terminato sempre per la serie cose poco interessanti, poco succulente, ho terminato questo pacchettino di salviette intime. Queste sono del marchio Fria, della linea Utility, e sono 20 salviette intime delicate con acqua di rose per l'igiene quotidiana, dermatologicamente testate, senza PEG e parabeni. Pagate sicuramente in offerta 1,99 euro. Niente da dire, mi sono trovata abbastanza bene, sono abbastanza imbevute di prodotto, media grandezza, hanno anche una buona profumazione, quindi perfette. Le ho utilizzate come salviettine multiuso, sì per l'igiene intima ma anche per le mani, per igienizzare le mani e via dicendo, quindi sì, promosse, se le ritrovo in offerta le riacquisto, perché no. Poi, altra cosa, altro prodotto terminato è questa mini confezione, questa mini size di colluttorio del marchio Colgate, della linea Plax, multiprotezione senza alcol, 12 ore di protezione. Questa confezione conteneva 60 ml di prodotto, infatti l'ho utilizzata in viaggio, pagata 1,99 euro. Mi sono trovata benissimo, infatti se mi ricapita l'occasione, se mi capita l'offerta, acquisto questo prodotto in full size. È un colluttorio molto buono perché lascia ovviamente la bocca bella fresca, bella pulita per diverse ore, quindi sì, promosso, e vi ripeto, se capita l'occasione lo riacquisto in full size. Poi ho terminato anche un detergente intimo e questo è del marchio Neutromed. Questo qui nello specifico ha pH 4.5, Dermo Protect, delicatezza suprema, azione protettiva, aiuta a prevenire le irritazioni con 5 ingredienti dermoprotettivi. 200 ml di prodotto, pagato sicuramente in offerta da Acquestapone 1,99 euro. È ultra delicato, anche abbastanza lenitivo, però lo stesso tempo molto efficace, svolge perfettamente il ruolo di detergente intimo. Io in passato ho provato anche gli altri detergenti intimi di questo marchio, il mio preferito, uno dei miei preferiti è questo nella versione delicatezza, ma anche quello lenitivo mi è piaciuto particolarmente, quindi sì, prodotto promosso che vi consiglio e sicuramente in futuro per 1,99 euro lo riacquisto. Tra l'altro ho scoperto che questi detergenti intimi hanno anche un inci accettabile, quindi perfetto, super promosso e consigliato. Poi, andando avanti, parliamo di bagnoschiuma. Ho terminato innanzitutto questo bagnoschiuma in mini size, questo qui è del marchio Elan, erano esattamente 30 ml di prodotto, infatti l'ho utilizzato in viaggio, non so dirvi il prezzo perché è un regalo, e questo fa parte della linea I Giardini Segreti, polvere d'iris, gel profumato setificante, bagno doccia, corpo e capelli, io l'ho utilizzato soltanto per il corpo, fa una buona schiuma,
ma non è aggressivo, ma lascia la pelle pulita, morbida, vellutata e setosa al tatto. Quindi sì, assolutamente promosso e consigliato se riuscite a trovarlo. Poi, altro bagnoschiuma terminato, è uno dei miei bagnoschiuma preferiti, infatti ve ne ho parlato in tantissimi video, in tutte le salse, ed è questo qui del marchio Yves Rocher della linea Jardin du Monde, questo nella profumazione al caffè del Brasile. Sono esattamente 200 ml di prodotto, questi li compro sempre ed esclusivamente in offerta, 3 bagnoschiuma per 5 euro oppure ciascuno a 1,95 euro. Lavano bene, hanno una consistenza cremosa e idratante. L'unica pecca di questi prodotti è che purtroppo la profumazione non persiste a lungo sulla pelle del corpo, ma tende a svanire quasi immediatamente dopo la doccia. Per il resto, ottimo prodotto che sicuramente riacquisto in futuro e che vi consiglio. Le mie profumazioni preferite sono questa al caffè del Brasile e quella alla noce di macadamia che sto utilizzando proprio in questo momento, quindi promosso e consigliato. Ultimo bagnoschiuma terminato è un bagnoschiuma del marchio Vidal, questo purtroppo lo boccio, non mi è piaciuto, non come bagnoschiuma, ma lo boccio per la profumazione. È esattamente questo bagnoschiuma qui, vi ripeto, del marchio Vidal Beauty Elixir, bagno dermoprotettivo antiossidante, formula ipoallergenica con bacche di goji bio, senza coloranti, alcol, parabeni, sapone e siliconi, quindi anche dall'INCI accettabile. Erano 500 ml di prodotto, pagato 1,99 euro. Dunque, perché non mi è piaciuta la profumazione? Perché annusata così dalla confezione, il profumo è molto buono, anche molto dolce, purtroppo però una volta utilizzato questo prodotto sul corpo, la profumazione cambia, si trasforma completamente e diventa una profumazione per me, un odore per me sgradevole, che sa quasi di finocchio, un profumo che personalmente non mi piace. Il problema è che questa profumazione permane anche a lungo sulla pelle del corpo. Vi ripeto, è un parere del tutto personale, per me non è un prodotto promosso, sicuramente non riacquisto questa profumazione, però voi lo sapete, io con i bagnoschiuma Vidal mi trovo sempre benissimo, ce ne sono tanti che mi piacciono, che riacquisto spesso, questo non fa parte di quelli, quindi per me è un bocciato e non ve lo consiglio, in ogni caso l'ho terminato. Andando avanti, ho terminato questo prodotto del marchio I Provenzali Bio, questo nello specifico è l'olio vegetale puro di argan, elasticizzante, viso naturale, ad azione antietà. Questo è un cosmetico biologico certificato, 50 ml di prodotto, anche questo l'ho comprato in offerta da Acqua e Sapone per 10 euro 9,90, però solitamente il prezzo si aggira sui 14-15 euro. Vi mostro la confezione interna perché è molto carina, si presenta così in questa confezione in vetro e ha anche questo dosatore, questa pompetta molto comoda e funzionale. Questo prodotto l'ho utilizzato un pochino per tutto, non solo per il viso ma anche per i capelli e per il corpo. Ha un'azione davvero antietà, elasticizzante, perfetto anche contro le smagliature del corpo. Ovviamente essendo 50 ml va utilizzato con parsimonia perché comunque è un olio abbastanza pregiato e costoso, quindi vi consiglio magari di acquistarlo solo ed esclusivamente per i capelli e per il viso. Utilizzato sul corpo secondo me va un attimino sprecato. In ogni caso io l'ho utilizzato un pochino per tutto, anche per farmi un'idea molto più chiara e molto più precisa di questo prodotto, e per me è promosso a pieni voti. Sul viso mi lasciava la pelle ben distesa, idratata, utilizzato ovviamente la notte in combo con una crema idratante. I capelli invece me li lasciava belli nutriti, morbidi, setosi, luminosi, e il corpo ovviamente me lo lasciava idratato e anche abbastanza elastico. Quindi sì, prodotto promosso che vi consiglio, e tra l'altro secondo me è una buona alternativa perché comunque l'olio d'argan è molto costoso, questo ha un prezzo medio e ha anche un'ottima qualità, quindi promosso e ve lo consiglio se cercate un prodotto di questo tipo.
Poi, sempre parlando di oli, ho terminato il famosissimo olio di cocco del marchio Cadi. Questo ce l'ho da tantissimo tempo, erano esattamente 250 grammi di prodotto, pagato sui 10-11 euro perché l'ho acquistato in una bioprofumeria della mia città. Che dirvi per quanto riguarda l'olio di cocco? Lo conoscete tutte, è un prodotto fantastico, sicuramente lo riacquisto. L'ho utilizzato sul viso come struccante, sui capelli e anche sul corpo. In tutti i modi mi è piaciuto tantissimo, è un prodotto davvero molto valido. E l'unica cosa che voglio dirvi è che si tratta comunque di un prodotto abbastanza scomodo, diciamo, da utilizzare, perché ovviamente con queste temperature autunno-inverno e anche metà primavera la consistenza è solida, quindi ogni volta che si vuole utilizzare questo prodotto bisogna riscaldarlo, lavorarlo e risulta, ecco, abbastanza scomodo. Quindi sì, credo di riacquistarlo però nel periodo estivo, perché con quelle temperature la consistenza è liquida, quindi si può utilizzare immediatamente. Mi è piaciuto molto come struccante, ma soprattutto l'ho utilizzato sul corpo e sui capelli per fare degli impacchi nutrienti. Quindi sì, promosso, se ancora non l'avete provato, non avete ancora provato in generale l'olio di cocco, ve lo consiglio. Per me è un prodotto must have, soprattutto, vi ripeto, nel periodo estivo. Poi parliamo invece di capelli. Ho terminato innanzitutto questo shampoo. Questo qui è lo shampoo delicato del marchio COP della linea Vivi Verde. Questi sono esattamente 250 ml di prodotto. Non so dirvi il prezzo perché questo è un regalo, ma credo che si aggiri intorno ai 2-3 euro, non di più. Questi prodotti hanno un ottimo inci, che dire, mi sono trovata abbastanza bene. Però, nel senso, è davvero uno shampoo molto molto delicato, quindi non è adatto al mio tipo di capello, al mio tipo di cuoio capelluto che tende facilmente ad ingrassarsi. Lo consiglio alle persone che hanno un cuoio capelluto sensibile, che si irrita, che si desquama facilmente, oppure lo consiglio come shampoo delicato da alternare però ad uno shampoo un attimino più sgrassante e purificante. Ogni volta che utilizzavo da solo questo prodotto dovevo fare più di un lavaggio, ma utilizzato in combo, vi ripeto, con uno shampoo purificante e sgrassante va più che bene, quindi sì, promosso e ve lo consiglio. Purtroppo non posso riacquistarlo perché, ve lo dico sempre, da me non c'è la COP, in Sardegna non c'è un punto vendita COP, quindi peccato, promosso ma non posso riacquistarlo. Ho terminato finalmente questa maschera capelli di Lush. Questa è Radici e si tratta di un trattamento per capelli. Stimola le radici e il cuoio capelluto con tanta menta, ortica, miele e olio d'oliva per rafforzare i capelli fini o indeboliti. 225 grammi di prodotto, costa una fucilata sui 16,90-17 euro. Terminata completamente, perché ho detto finalmente, perché ho impiegato praticamente un anno per terminare questo prodotto, e questo ovviamente può essere anche un lato positivo, nel senso che sì, costa tanto però dura tanto anche nel tempo. Che dirvi, mi è piaciuta tantissimo, è sicuramente una maschera che va a rafforzare il capello, però va utilizzata con costanza come tutti i prodotti, come tutti i trattamenti. Inoltre, quando utilizzavo questo prodotto notavo che i miei capelli erano molto più morbidi, districati e lucenti e anche più profumati rispetto al solito. Quindi sì, è un prodotto valido, è un prodotto che mi è piaciuto, però visto il prezzo non credo sinceramente di riacquistarlo. Comunque, se voi volete investire i vostri soldi in qualcosa di buono, di valido, di rafforzante e allo stesso tempo nutriente, ve lo consiglio perché, vi ripeto, è un ottimo prodotto. Peccato soltanto per il costo elevato. Poi, altra maschera, anche questa valida, però molto più economica, low cost. Ho terminato questa maschera capelli erboristica del marchio Omia Laboratoire. Questa è la versione anticrespo all'aloe vera. Di questa ve ne ho parlato tantissime volte, non contiene coloranti sintetici, siliconi, PEG, oli minerali e parabeni. Contiene 250 ml di prodotto. Io questa solitamente la compro in offerta sui 3-4 euro. L'ho terminata completamente.
Ecco qui il vasetto completamente vuoto. Nulla, vi ripeto, ve ne parlo in tantissimi video, l'ho inserita se non erro anche nei top 2014. È una maschera economica dall'inci buono ed è anche una maschera efficace. Lascia i capelli districati, morbidi, setosi, profumati, lucenti. È davvero una maschera top che ho già riacquistato. Questa volta però nella profumazione alla noce di macadamia io le trovo tutte Poi, ottime. Poi passiamo alla parte più interessante di questo video, vi mostro i prodotti terminati per quanto riguarda il make up. In realtà non sono tanti prodotti, sono solo 3 prodotti, però ci tengo particolarmente a mostrarveli. Ho terminato innanzitutto un accessorio, questo qui è un piegaciglia del marchio Kiko, pagato 5,90 se non sbaglio, 5,90 6 euro, terminato nel senso che si è completamente consumato, lo utilizzo da diversi anni e ormai non è più efficace come un tempo, quindi sono costretta a cestinarlo, a pensionarlo. Piuttosto fatemi sapere se conoscete un piegaciglia valido ma allo stesso tempo economico, questo è buono e ve lo consiglio, mi ci sono trovata abbastanza bene. Poi ho terminato questo mascara, questo è del marchio Essence, il famosissimo e super chiacchierato Lash Princess Volume Mascara. Questo conteneva 12 ml di prodotto, pagato 4,19 euro. Vi mostro lo scovolino e questo io purtroppo non mi ci sono trovata bene perché sulle mie ciglia lasciava davvero un effetto bruttissimo di ciglia attaccate, appiccicate, incollate e l'effetto volume sinceramente non l'ho notato, quindi per me è un bocciato che non vi consiglio. E tra l'altro io non ho neanche delle ciglia così sfigatelle, ecco, quindi di sicuro non lo riacquisto e non ve lo consiglio. Ultimo prodotto terminato, ma non per importanza, anzi forse questo è il prodotto che mi ha dato maggiore soddisfazione nel terminarlo, e sto parlando di un blush. Questo è il mio amatissimo blush Benecos, il Natural Powder Blush nella colorazione Mellow Rose. Eccolo qui completamente terminato, non ve lo apro perché all'interno c'è ancora della polverina, ma come vedete non c'è più il colore. Si trattava di questo color rosa bambolina, rosa antico, molto naturale. Conteneva 5,5 grammi di prodotto, pagato 4,399 euro. È abbastanza scrivente, però anche abbastanza modulabile, quindi si può scegliere un look più naturale oppure un look più marcato, ed è anche abbastanza duraturo. Quindi sì, prodotto promosso che sicuramente in futuro riacquisterò, per il momento no, e se volete provarlo io approvo assolutamente, promosso e consigliato. Bene ragazze, questo è tutto, questi erano tutti i miei prodotti terminati durante il mese di gennaio. Come sempre spero di esservi stata utile e spero di esservi stata di compagnia. Io vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video, ciao!